Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean to find them. Credit cards in the scammers. Getting no looks in the banner. Legacy. E bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Luciano, YouTube Brothers, e quest'oggi ci troviamo in un nuovo video su Minecraft su Xbox, per la Xbox. E quindi ci troviamo su Minecraft sulla 1.13. Ragazzi, iniziamo subito con generare un nuovo mondo, perché questa qua sarà stagione numero 2. Eventualmente voi vogliate anche il continuo di quell'altra, ve lo dite anche sotto nei commenti. Quindi noi scriviamo vabbè, Minecraft S2 salvezza, difficile. Ma aspetta, permettiamo una cassa bonus. Ma sì, dai. Andiamo a scendere, ci dà. Non è bello, tantissime. Non sta coordinate. Ma anche sì. Vabbè, creiamo questo nuovo mondo. Ragazzi, ecco qui, c'è andato la cesta. Questo è tutto quello che c'era dentro. Intanto c'è che Gabriele qui con me, però non parlerà molto. Iniziamo con dire con molto piacere che c'è una pecora. Anzi due, e devo dire una la uccido perché mi serve. Ma anche la seconda, perché no. Diciamo che devo trovare la terza, però nel frattempo. Allora, eccolo lì. No, ragazzi, di lusso. Non ho mai visto difficoltà difficile. Comunque ragazzi, diciamo che tutto il letto voglio giallo, quindi adesso vorrei con i fiori gialli, perché è il mio colore preferito, il giallo. Comunque, se vedete qui in alto a sinistra ci sta anche le coordinate. Non so perché si vede così, però. Ah, così buttare cose. Buono. Basta questo. Raccolgo un po' di fiori, raccolgo un po' di legna. E noi ci becchiamo non appena ho iniziato già, diciamo, ad avere dei zelli migliori rispetto a questi altri. Allora ragazzi, come potete ben notare, eccolo qui l'oceano. Guardate che adesso mi butto anche in acqua. E guardate qui. Oh, io ho visto. L'affogato. E un caffè. E muri. Se non so. Ho ucciso un affogato. Questa lune. Ragazzi, siamo dentro le tre grotte. Trovo qualcosa di interessante. Vedi poi che ho spaccato il blocco. Morto, grazie Gabriele. Dove sono? No, però se poi muori. Vabbè ragazzi, ci vediamo appena, sperando di ritrovare tutti gli oggetti. Infatti sembra tipo quando affondano le navi. Guardate qui, c'è tutti i blocchi che sono in acqua e galleggiano. Eccola, perché mi piace a me la 1.13. La taruga. Vabbè, la vedi? Ragazzi, pensate che, vabbè, la piovra non ci interessa. Ragazzi, voi pensate che quando stavamo a Sharm el Sheikh, che avete visto anche forse il vlog, nel vlog mentre non si vedeva, però quando sono andato a fare l'escursione ad Ras Mohammed, ci stava un signore a fianco a me, cioè un signore di fianco, che praticamente lo dava vicino a me, che praticamente lui è andato un po' pochino più a fondo. E praticamente, siccome io avevo la macchina integrale, anche se io ho fatto 3 anni di corsi subacquei, però non avevo con me la maschera, quella lì che è normale, quella col boccaglio.
avevano portato quella integrale perché dicevano che era migliore rispetto a quell'altra per andare a vedere anche tipo sott'acqua. Allora praticamente guardano più sott'acqua e quindi ha visto la tartaruga marina. Beh, però in compenso ho visto anche altri animali. Avete visto anche voi da dentro al video. Adesso mi prendo un po' di alghe che mi potrebbero fare comodo, sia per poi quando prossimamente li potrò farmare. E poi io già penso al futuro, però vorrei trovare già il del ferro, perché sinceramente vorrei portarmi un pesce a casa, cioè nel senso, non pensate male, vorrei portarmi un pesce perché per fare anche tipo un acquario nella mia casa. Cioè però, cioè fateci caso, questa zona qui ce la potrei utilizzare, cioè in realtà si dovrei spostarmi, però avendo le coordinate qui a sinistra, e mi piace molto questa zona perché se, come avete potuto vedere, qui si riesce a creare una vera e propria insenatura che sembra una piscina naturale. C'è cioè, il pesce, sì, ce l'ho. Il filo, guarda lì. Brava. Ehi, vuoi dare il pesce? Sì. Guardami dove vuoi non batte il sole. Dove sta portando questo? Perché? Sto venendo. Andiamo. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Oh, ora questo che salta. Bella lì, bella fra, bella foto lì. Raga, guardate qui. Il relitto sommerso. Adesso io risalgo un attimo perché non voglio fare la fine di prima. Ecco, detto fatto. Allora ragazzi, grazie agli amici delfini e a quest'altro imbecille dell'affogato al caffè, che guarda chi sta ammazza. E muore affogato. Madonna. Muore affogato, bro. Non c'è signore. E poi... il tridente! Il tridente! Ragazzi, io sono uno sculato. Sapete perché? Perché sono del 16 gennaio. Di conseguenza il 16 la tomba napoletana è il culo. E guardate io cosa ho avuto il tridente che mai nessuno ha trovato. Nel frattempo vado un attimo qui giù, voglio vedere cosa ci sta in queste chest. Se ne trovo almeno una, bella lì. Bella del fio. La mappa del tesoro. Prima che muoio, devo prendere questo. Non mi salire, mi anche lì. Va lì. Allora ragazzi, adesso la cosa che andrò a fare è andare dritto su quell'isola e farmi subito a letto prima che qualche mob ostile mi ammazzi. E inoltre non so come si possa riparare il tridente, quindi scrivetemelo qui sotto nei commenti. Che vi ho sbloccato anche un obiettivo raro, scopo un relitto, i delfini che mi nuotano vicino alle calcagne, è molto epico. Inoltre fabbrichiamo un attimo del legno, facciamo anche una crafting table, già non si capisce più niente a me. Facciamoci subito un letto. Ovviamente io il colorante non l'ho preso ancora, però ma che cazzo stai a letto? Vuoi dormire? Quale chat? Non lo so, forse con la giochi online. Allora ragazzi, io vi dico che come si faceva, vabbè. Vi dico che per oggi è tutto, vi chiedo di lasciare un mi piace piaciuto questo video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E ragazzi, intanto ringraziamo anche gli utenti miei, ma vero Emilio che mi ha fatto capire come si faceva la terza persona. Bella. E con il tridente in mano vi dico che per oggi è tutto, vi dico di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un like se vi è piaciuto questo video, di condividere il video con tutti i vostri amici e parenti. E ci vediamo alla prossima e... Bella! Bro!